buonasera, benvenuti all'intervista su Calcio Catania. Primo concorrente, non so che sbaglio. Onorevole signor Sanpei Dario. Sanpei, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ma dov'è il giornalista? Dov'è? Mi scusi, giornalista, inviato speciale. Motta, vieni qua, fammi un giornalista. Sì, tu che hai l'auricolare. Fatti vedere. Aspetti, vediamo l'auricolare. A posto, tutto ok. Microfono. Allora, intervista sul Calcio Catania. Cosa ne pensa di cosa sta facendo Walter Zenga? È un buon lavoro? Ecco un infiltrato che... si acchiappano il giornalista. Allora, grazie. Io sono l'onorevole. Cosa ne pensa del Catania? Allora, guardi, non lo so perché nelle ultime... si è ripreso grazie a Walter Zenga, devo dire che sta facendo un ottimo lavoro, si è visto già subito con il 3-0. Con il 3-0 della prima partita. Quando però è perso 3-0? Diciamo che Catania sta vivendo ora un periodo di stallo. Non si sa se potrebbe. Si ciao potrebbe mamma! Salvare, non si sa se potrebbe salvare o no. Però devo dire che il gioco è migliorato. Io della Terena a Walter Zenga. Guardatemi. Ho detto il mio compagno, sono tutte balle. Allora tu dici, stanno Fulvirenti. Attenzione, entra Fulvirenti, allora, presidente. Buonasera. Sono Fulvirenti per il cappello Gucci che possiedo. Presidente, a lei la parola. Allora, a me il microfono. Ciao mamma. Allora, io ho fatto una campagna acquisti basata su giocatori da Rialestinosi. Non siamo qui ad addestrare gli alligatori. Parliamo di... Ragazzi, fatemi parlare. Allora, io ho fatto una campagna acquisti basata su giocatori giapponesi di grande talento. Allora, delle vere merde. Dopo Morimoto abbiamo comprato il giocatore numero 69. È stato Kamasutra! Un applauso a Kamasutra!